questa mattina vivete e viviamo insieme un'esperienza di lezione diversa. Non la solita lezione dentro l'aula, con davanti soltanto il testo e il professore che vi parla, ma vediamo di capire meglio qual è l'influenza tra cultura e territorio da San Francesco. Ecco, perché non approfittare di un'occasione così importante come quella di far capire come anche le grandi cose, la grande letteratura in fondo nasce dal piccolo quotidiano. Noi abbiamo questa fortuna di vivere in un posto che è pieno di luoghi francescani, abbiamo un luogo francescano per eccellenza che si chiama Le Celle, di andare alle celle per sentire meglio quelle che sono la musicalità di questa poesia della lingua volgare delle origini, di un testo così significativo come appunto è il Cantico delle Creature di San Francesco. Le laude, la gloria e l'onore e ogni benedizione. A te solo, altissimo, se confano, e null'uomo è degno te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, lo quale giorno e allumini noi per lui. E tello è bello e radiante con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione. Laudato simi Signore per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose e belle. Laudato simi Signore per frate vento e per aere nubile sereno e ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato simi Signore per sora acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e casta. Laudato simi Signore per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte. Laudato simi Signore per sora nostra amate terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Si arrestò, ci dice l'autore di questo romanzo. I frati erano prigionieri come di un incanto. Nessuno riusciva a rompere o voleva interrompere quel silenzio. Bernardo, uno dei primi che era stato a seguire Francesco, aveva il volto rigato di lacrime. Leone tirava su col naso e si faceva forza per non lasciarsi travolgere dall'emozione. Erano sconvolti perché avevano capito che chiamava tutte le creature col nome di fratello e sorella, come esseri dotati di ragione, intuendone i segreti in modo mirabile e noto a nessun altro, perché aveva conquistato la libertà della gloria riservata ai figli di Dio. In questa atmosfera Francesco nota il silenzio dei suoi discepoli, dei suoi seguaci, e siccome il silenzio spesso è una interrelazione culturale che si stabilisce fra le due parti, ve lo dicevo anche in classe, prosegue nel testo, nella sua canzone, nella sua lode. Proseguì. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostegno e infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato simi Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non li farà male. Laudate e benedicitemi Signore e ringraziate e serviteli con grande umiltate. Siamo qui per avvicinarsi a quelle che sono le parti più complicate, più lontane da noi della letteratura italiana. Poi serve avvicinarci, siccome la lingua è distante dalla nostra, avvicinarci perlomeno per capire quello che è il sentimento, la sensazione, quello che è
la liricità anche di un tono e l'assonanza musicale di una parola che sta in poesia. La parola della prosa spesso non è e non ha le stesse assonanze del testo poetico. Quindi, per capire meglio questo, che è una cosa lontana, spesso di difficile comprensione, nella vostra antologia avete quelle poche parole difficili, le avete tradotte in nota, per cui non c'è nessun problema quando andate a ristudiarlo, ci serve questo fatto per poter avere un ricordo di questi primi documenti, i primi documenti della nostra lingua, che sono testi brevi, l'indovinello veronese, oppure i testi inseriti nei contratti notarili dell'epoca, soprattutto i placiti campani. Noi abbiamo visto quello del monastero di Monte Cassino e di Capua. Ecco, oltre queste frasi, questi brevi, brevi documenti, abbiamo come momento fondante della nostra letteratura questo brano completo della poesia, che è appunto il Cantico delle Creature. E cioè abbiamo un'unione della novità che viene formandosi nelle trasformazioni dell'epoca, della lingua popolare che viene adoperata per far capire il messaggio religioso. Il Medioevo abbiamo visto che è essenzialmente un'epoca a caratteri cristiani. Quindi noi dobbiamo ritrovare nelle origini della nostra letteratura l'importanza che il documento religioso, il testo religioso ha per poter farci capire anche l'importanza della nuova lingua che si afferma, il volgare italiano. E nella pagina 8 e 9 del vostro testo, del nostro testo di storia della letteratura, abbiamo appunto l'argomento della poesia religiosa e in particolare il testo che ci ha lasciato San Francesco. Vedete, la letteratura religiosa in lingua volgare del 200 è stata definita dagli studiosi come un qualche cosa di estremamente originale, perché è vista attraverso quel dato di impegno profondo e deciso nei confronti della vita dell'epoca. È dentro i contrasti e le lotte dell'epoca medievale, è dentro gli ideali che furono forti, accesi, come ci dimostra la stessa vita di Francesco, la novità del basso medioevo, cioè dopo il 1000, è una novità di risveglio rispetto a quella che era la vita dell'alto medioevo, cioè dell'epoca prima del 1000, dove la società si era rinchiusa in quello che era la corte, in quello che era il castello. Si esce dal piccolo della società curtense per riaprirsi alla vita cittadina. E in questo risveglio, in questo fermento nuovo, abbiamo anche la presenza del dato letterario. L'ideale che ispira la poesia religiosa è soprattutto il ritorno alla purezza del cristianesimo primitivo, delle origini. E San Francesco ha un ruolo decisivo, fondamentale, per riportare il rinnovamento nella Chiesa Cattolica, il rinnovamento che deve ricondurre all'essenza del messaggio evangelico rispetto a quello che era successo nei secoli precedenti, cioè di un cristianesimo utilizzato e vissuto come potere temporale e come anche corruzione, quindi come lontananza e rapporto lontano tra chi detiene il potere e il popolo reale. Il popolo reale ha una vita concreta, semplice, onesta, e chi vive e detiene il potere, chi vive nei palazzi del potere e detiene il potere, invece una vita in contrasto con quelli che sono gli ideali etici a cui dice di riferirsi. È un po' anche il dramma dell'oggi, no? Una lontananza tra vita reale del popolo e vita concreta, reale del potere politico, del potere economico. Gli obiettivi della polemica e della denuncia fatta da poeti importanti come Francesco d'Assisi attraverso questo testo ed altri, come un Jacopone da Todi o come autori anonimi come
è l'autore del Laudario Cortonese, che è del 1200, sono il problema della secolarizzazione della Chiesa, è il problema dell'abbattimento del regime feudale, che era, come vi diceva prima il religioso, fondato sul privilegio dei pochi, sulla disuguaglianza e sull'oppressione. Questa letteratura religiosa si accompagna quindi a quello che noi abbiamo chiamato nella lezione di storia quel complesso rivolgimento sociale, economico e politico che, vi ricordate, si svolge subito dopo il 1000 anche in Italia. In Italia e in Europa, nell'Europa del centro-nord, dopo il 1000 abbiamo un processo di cambiamento, il risveglio urbano, il risveglio civile delle città e politico. Questo processo di cambiamento vede appunto il risveglio delle città e dell'economia artigiana e mercantile, che sfocerà poi nel dato politico dell'affermazione del comune come istituzione politica e civica. Gli uomini che il sistema feudale aveva tenuto ai margini della società, relegandoli in uno stato di soggezione, ora nel 1200 si sentono economicamente liberi e si battono contro il feudatario per affermare il loro diritto alla vita, e quindi partono anche dal dato della fede religiosa per portare avanti quelle che sono le loro rivendicazioni. Sul piano strettamente religioso la lotta è complicata dal fatto che spesso gli alti prelati, le gerarchie ecclesiastiche, sono al tempo stesso autorità religiosa e autorità politica civile, cioè sono anche loro dei signori feudali. E allora contro di loro il popolo, la gente comune, rivendica una religione più intima, un cristianesimo più vivo, più concreto e operante nel quotidiano. Soprattutto un cristianesimo che abbia sintonia e rispetto fra quello che predica e quello che poi chi dice di crederci vive concretamente, cioè tra nozione teorica e tra esempio. Si cerca, attraverso la riscossa degli ideali religiosi, di portare come discorso politico-civile il discorso di un ideale di moralità, di giustizia, di eguaglianza e quindi di rottura con quel potere che invece vuol conservare e giustificare l'oppressione dei potenti sugli umili, l'oppressione dei forti sui deboli. Coloro che guidano i fedeli, cioè il popolo vero, in questa rivolta contro il potere feudale, ma anche contro la gerarchia ecclesiale che è ricca e secolarizzata, parlando con la gente, che sono contadini, sono gente che non ha studiato, si definiscono non intellettuali, ma persone rustiche e illetterate. Che cosa fanno? Vanno direttamente a incontrarsi con la gente comune, con il popolo, e innanzitutto aboliscono il latino come lingua che serve per comunicare fra loro e chi li ascolta. Il latino, dicono, è la lingua dei dotti, dei pochi potenti che hanno studiato. Se io parlo il latino, la persona che mi sta davanti non mi comprende e io quindi non posso portare la novità di questa nuova concezione politica e sociale che porto avanti. Allora devo trovare un mezzo che mi metta in comunicazione con chi mi ascolta, e il mezzo è la lingua. Quindi se il popolo parla quello che è il latino volgare, una lingua che non è quella di Cicerone, ma una lingua senza rispetto per la grammatica e per la sintassi, ma è la lingua vera, che poi piano piano si è modificata anche in una lingua che noi abbiamo visto si chiama neolatina, e quindi in quello che è
il primo aspetto dell'italiano che noi conosciamo oggi, il volgare, io dovrò sostituire la lingua dei dotti latino con la lingua che parla la gente mentre parlo, mentre discuto, cioè con il volgare, con quella che appunto loro chiamano la lingua di tutti. E questo lo devo fare anche nel momento religioso della liturgia, perché come abbiamo visto il Medioevo è essenzialmente un mondo cristiano. Come faccio io a incontrare il popolo, la gente comune? Innanzitutto attraverso la cerimonia religiosa, cioè in chiesa o nel piazzale antistante la chiesa. Quindi devo portare con me la gente, i seguaci. E in questo senso bisogna rivalutare e tenere bene, capire bene nel contesto storico, per esempio, quelle confraternite medievali che noi qualche volta vediamo anche nelle processioni del Venerdì Santo, sia a Castiglioni che a Cortona. Si organizzano quindi queste persone in confraternite laiche, come i flagellanti e disciplinati, oppure abbiamo, come quello che succede in Umbria, si fondano nuovi ordini religiosi, come appunto fa Francesco d'Assisi con l'ordine francescano. Alcuni studiosi hanno avvertito un contrasto tra quella che è la prima parte, la seconda parte, del Cantico delle Creature. La prima parte, dicono, una parte gioiosa, in pratica i versi vanno da 1 a 22, e poi invece c'è una parte drammatica, le ultime strofe, che alludono anche al pericolo della dannazione. Ebbene, anche per questo motivo di interpretazione, alcuni studiosi sostengono che San Francesco avrebbe scritto prima le strofe iniziali e poi solo in un secondo momento, quando riappacificò il vescovo di Assisi con il potestato della città, vi avrebbe aggiunto quelle finali relative al perdono e alla rassegnazione alla morte. Ecco, bisogna fare attenzione perché sono delle tesi di storia della letteratura italiana. Bisogna sapere che altri studiosi negano questa, io la chiamo bitemporalità compositiva, cioè questa composizione in due tempi. E infatti, se siete stati attenti mentre io leggevo il brano, le stesse assonanze, il ritmo poetico, ci fanno capire, ci hanno detto, che tutto il cantico di Frate Sole è mosso da un'esigenza profondamente unitaria, sia in quelli che io ho chiamato gli aspetti poetici, sia nei temi di esaltazione e di meditazione religiosa. Infatti, e qui vado alla conclusione, secondo me occorre tenere presente che se la natura si può presentare allo sguardo di San Francesco in una luce di bellezza ed armonia sempre uguale, impresse in lei, nella natura, dal momento della creazione, la vita dell'uomo invece è vista da Francesco nel suo continuo dramma di peccato e di redenzione. È capire questo, è capire qual è la cultura che caratterizza il Medioevo. San Francesco, come Dante, è uomo del Medioevo. Questo testo ci aiuta a comprendere meglio quella che è la mentalità dominante, la cultura dominante nell'epoca medievale. E quindi, se noi facciamo attenzione a questo, si capisce più facilmente perché quella che noi possiamo chiamare la voce del poeta Francesco sia più dolce ed estatica nella prima parte, cioè nei versi 1-22, quando egli canta la gloria di Dio, e sia invece più contrastata e drammatica nei versi finali, quando esprime con questa poesia quella grande umiltà che noi abbiamo apprezzato nel religioso che ci ha introdotto a questa lezione, quell'umiltà francescana, dicevo, che è soprattutto, come ci ha fatto vedere questo religioso, dura e difficile conquista morale. Due cose ancora. Il canto è scritto in una prosa ritmica e in questo si ispira a quella che è la traduzione latina dei salmi biblici. La lingua che
San Francesco ad opera, come pure che viene adoperata nel Laudario Cortonese, è il volgare umbro e toscano, toscana meridionale, cortonese, del 1200. Alcuni studiosi ci hanno fatto notare che appunto è il dialetto umbro rivisitato dagli influssi toscani e latini, propri di quella lingua popolare che si parlava in quegli anni in città come Cortona e Arezzo. Perché una lezione diversa? Ma perché voi ragazzi siete di una generazione che trovate difficoltà a capire quello che è il rapporto, il senso vero ultimo della cultura. Quello che è il rapporto, il senso vero ultimo della cultura. L'opzione di recuperare quello che è il nostro motivo dello studio e a che cosa serve la cultura, a che cosa serve la letteratura. Ebbene, perché non approfittare di ambienti e di un rapporto scuola-territorio che spesso è stato disatteso? Sono 2 o 3 anni che io faccio questa esperienza, che trovo estremamente positiva, di affrontare la seconda o terza lezione sulla storia della letteratura italiana attraverso questa uscita dall'aula scolastica, da quello che è il rapporto freddo talora di stare fermi in un'aula dove ci siete voi e il testo è il professore. Conoscere qui, in questa atmosfera di una natura e con la fortuna di una mattinata come questa, che questa mattina stiamo passando, dove il rapporto della luce, del sole, dei colori ci mettono subito in quella che è l'atmosfera di una sensazione poetica che spinse Francesco d'Assisi a scrivere il bel cantico delle creature, credo che serva ad avvicinare voi, che siete lontani da quella che è l'epoca medievale, ma che, come abbiamo visto nelle nostre lezioni introduttive, è l'epoca che rappresenta le radici delle moderne nazioni europee, quindi per quanto lontano un'epoca che dobbiamo sentirsi vicina, un'epoca che oggi ritorna all'attenzione della vicenda storica contemporanea, anche perché voi sapete che è in crisi il concetto hegeliano di nazione e si riscopre una nuova identità europea attraverso quelle che sono le rivalutazioni e le rivisitazioni storiche dell'Europa dei popoli. Degna d'essere laudata, che